infatti sarà conosciuto come il trattato di Payne Landing, impegna entrambe le parti, e cioè il governo del territorio della Florida e i capi indiani della nazione dei Seminole, all'accettazione pacifica di tutte le clausole in esso contenute. Considerando il trattato stesso... Ho perso le loro tracce sulla riva della Fiume. Di Seminole a morte di... L'hanno attraversato. Il giorno 28 marzo 1800... Le tracce di Cicota le ho perse prima. Nel punto dove ho trovato questo. La tua donna deve aver cercato di scappare. Considerando che la nazione di Seminole accettò la liberazione delle terre assegnate dal governo degli Stati Uniti, situate ad ovest del Mississippi, ed inoltre accettando i Seminole di restituire gli schiavi negri rifugiatisi presso di loro e sottratti con la forza ai legittimi proprietari, Anok. Perché Micanopa interrompe il messaggio del grande padre bianco?